Salve a tutti, sono Gianni Gadau, sono qui oggi per presentarvi questo bellissimo strumento della Spector. Lo strumento che ho imbracciato è uno strumento della Spector fatto però in Corea. Da circa il 1986 la Spector fa produrre una linea più economica in Corea, però comunque dando sempre un ottimo occhio di riguardo sia per i legni che per i componenti dell'elettronica e dell'hardware dello strumento, cercando comunque di dare un ottimo strumento ha un ottimissimo rapporto qualità-prezzo. Comunque siamo sempre di fronte a uno strumento professionale. Lo strumento che vedete che ho imbracciato è uno strumento 5 corde con un bellissimo si basso. Una cosa che comunque si cerca molto negli strumenti 5 corde è proprio il fatto se questo si basso suona bene oppure no. Vediamolo subito. Beh, direi che suona molto bene. Ho utilizzato tutti e due i pick-up con l'elettronica completamente in flat. Vediamo un po' ora invece come è costruito questo strumento. Innanzitutto non è né un manico avvitato e né un neck true body, ma è un manico, uno strumento con un manico set neck o set in, quindi manico inserito. Tra l'altro la costruzione è veramente fatta molto bene, come potete vedere i legni sono dei legni molto belli anche, oltre che comunque dei legni che suonano molto bene. Come tutti gli strumenti Spector, sia fatti negli Stati Uniti che in Europa, lo strumento comunque presenta proprio la forma classica del modello NS. Il basso è formato da un manico in tre pezzi di acero, una tastiera in palissandro e un corpo in ontano con un bellissimo top. La finitura che vedete qui è una finitura natural. Ma ora veniamo invece all'elettronica. Due pickup MG-HZ passivi, il circuito invece è un circuito attivo fatto sempre in collaborazione comunque con la Spector degli Stati Uniti. Il circuito ha un controllo dei midi che si può sia mettere che togliere, un controllo dei bassi che si può sia mettere che togliere e lo stesso per le frequenze acute. Un volume per il pickup al manico e un volume per il pickup al ponte. Le meccaniche sono sempre fatte comunque Spector Design, così anche come il ponte. Infatti è proprio il classico ponte massiccio proprio stile Spector. Lo strumento è uno strumento che pesa un po' meno di 4 kg, che comunque è perfettamente bilanciato sia a tracolla che comunque anche da seduti. Ora vi farò sentire un po' come suona questo strumento. Come potete ben constatare, lo strumento ha un'ottima definizione e precisione comunque sulle varie corde. Ora userò tutti e due i pick-up con un po' di bassi boostati. Thank you.
chiudo un po' le frequenze acute. Bassi acuti bustati.